A Pescara per Pescara Venezia, Antonio Monaco. La voglia delle Pescara di tornare alla vittoria e di credere in un campionato di vertice, le certezze delle Venezia che con un risultato positivo sicuramente possono dire molto in chiave playoff. Buonasera dallo stadio Adriatico con Gabriele Evangelista alla parte tecnica, le formazioni, il Pescara con il 4-3-3 di Zenek Zeman, Fiorillo in porta con Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta nel pacchetto arretrato, Valzania, Proietti e Brugman in mediana, Mancuso, Pettinari e Capone davanti. Queste le scelte del Boemo, il Venezia di Pippo Inzaghi in campo con il 3-5-2, Audero tra i pali, 3 di difesa, Andelkovic, Modolo e Bruscagin, i 5 di centrocampo, Cernuto e Garofalo sugli esterni, Fabiano, Bentivoglio e Pinato in mezzo, davanti Marsura e Moreo. Dirige la gara il signor Eugenio Abbattista di Molfetta. Corsini. A Pescara il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra il Pescara e il Venezia. Vi dobbiamo dire però che nel tratto non collegato, siamo al 21esimo, intanto ricordiamo anche il minuto, c'è stata una buona opportunità sia per la formazione abruzzese che per quanto riguarda il Venezia. Prima con Capone e l'11 di Zeman è andato al tiro, un tiro cross sul primo palo, è stato bravo però Audero a non perdere la posizione, a bloccare il pallone. Nel capovolgimento di fronte, all'altezza dei 25 metri, ha caricato il destro, tiro di rara potenza che ha sfiorato la traversa della porta difesa da Fiorillo. Attacca adesso il Pescara, un pallone al centro per Pettinari, interviene Modolo e riesce a liberare l'area di rigore. Il 22esimo, rimane lo 0-0, andiamo ad Avellino. Pescara. Un tiro di Marsura dai 18 metri, sfiora il palo alla sinistra del portiere Fiorillo, buona opportunità questa per il Venezia, ma anche una buona occasione per il Pescara. Un minuto prima all'interno dell'area di rigore hanno provato in due a cercare di battere Audero, ma sia Pettinari che Capone, poi ci ha provato anche Mancuso, insomma non sono riusciti a spingere il pallone in porta. Una buona opportunità, dobbiamo dire anche che nella circostanza l'arbitro dell'incontro, il signor Eugenio Abbattista di Molfetta, ha anche fermato il gioco per una posizione irregolare di un attaccante del Pescara. Dunque la partita è ben giocata da entrambe le formazioni, ci sono diverse occasioni, ma il punteggio quando siamo giunti al 28esimo rimane fermo sullo 0-0 tra il Pescara e il Venezia. Torniamo a Pescara. E 33 minuti anche allo stadio Adriatico con le squadre ferme sullo 0-0, il Pescara e il Venezia hanno creato buone opportunità ma non sono riuscite a trasformare in gol. L'enorme mole di gioco svolta soprattutto dalla fase avanzata sia per quanto riguarda Zeman che per ciò che concerne anche Pippo Inzaghi. Nel tratto non collegato ci ha provato Marsura dai 18 metri, il tiro di destro potente ha sfiorato il palo alla sinistra di Fiorillo. Dall'altro lato invece un suggerimento al centro dell'area per Pettinari, l'attaccante della formazione abruzzese, è stato anticipato, è stato poi bravo Audero a bloccare il pallone. Si continua a giocare senza particolare tatticismi e con continui capovolgimenti di fronte. Il 34esimo, Pescara 0 Venezia 0, andiamo ad Avellino. Si gioca il secondo minuto di recupero accordato dall'arbitro Abbattista di Molfetta, 0-0 il punteggio, ma nel tratto non collegato ci sono state due occasionissime. La prima per il Venezia davvero clamorosa, cross dal fondo, il pallone proprio all'interno dell'area piccola, di testa da solo Pinato, solo davanti al portiere del Fiorillo, ha colpito il palo sulla destra appunto del numero 1 abruzzese, la sfera ha attraversato tutta la linea di porta, ha sfiorato l'altro palo ma non ne ha voluto sapere la pala di entrare in porta. E nel capovolgimento di fronte Pettinari solo davanti a Audero doveva tirare, ha provato a liberarsi del portiere, Audero è uscito ed è entrato nettamente sul pallone, ha bloccato la sfera, ha evitato il gol. Dunque fioccano le occasioni ma il punteggio rimane fermo sullo 0-0 tra il Pescara di Venezia. Proprio in questo momento lo stesso Abbattista di Molfetta dichiara la fine del primo tempo, dunque finale 0-0, linea d'Avellino. Polidori l'85esimo. Pescara in vantaggio, grandissimo gol di Balzania da 25 metri all'incrocio dei pali, un gioiello. Corsini, Pescara 1 Venezia 0. Pescara. Che gioiello il gol di Balzania un minuto fa con un gran tiro dai 23-24 metri, pallone dal sinistro al destro e la sfera che si è andata a infilare sotto all'incrocio dei pali. E 10 secondi dopo questo gol il Venezia ha perso subito palla, Baez all'interno dell'area di rigore ha avuto l'opportunità per raddoppiare dopo pochi secondi dal gol e Baez ha mandato il tiro in diagonale fuori d'un niente, poteva chiudere lì
lì la gara il Pescara, adesso invece attacca il Venezia, lo fa pieno organico alla ricerca del pari, mancano due minuti al termine più recupero. Vi diciamo intanto che c'è stato il terzo e ultimo cambio per gli uomini di Inzaghi, perché è uscito dal campo Cernuto, al suo posto è entrato Mlakar. Dunque tenta il tutto per tutto il Venezia, che a un minuto e mezzo dal termine è sotto di un gol, vi ricordo, gioiello di Balzani al 41esimo. Pescara 1, Venezia 0 e la linea va da Avellino. Assalti disperati del Venezia alla ricerca del pari, ma naturalmente la formazione di Inzaghi si scopre al contropiede del Pescara, che conduce per 1-0, vi ricordo il gol di Balzania al 41esimo. Se ne sono intanto andati 3 dei 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Eugenio Battista di Molpetta. Adesso ha commesso un fallo ed è stato ammonito il numero 7 Simone Bentivoglio, un brutto fallo commesso ai danni, se non andiamo errati, del numero 16 della formazione di Zeman, Brugman, sì, in effetti è così, e l'arbitro ha estratto il cartellino giallo. Ultimi assalti del Venezia, mancano 20 secondi, teniamo qualche istante la linea. Il Pescara completamente arroccato all'interno dell'area di rigore, parte un cross, attenzione, il Venezia sul secondo palo, tocca per ultimo un attaccante della formazione di Inzaghi, la sfera termina in fallo di fondo, pochissimi secondi al termine di questo match che si è acceso soprattutto nel finale con il vantaggio del Pescara. Al nostro cronometro il tempo è scaduto, ci saranno alcuni secondi probabilmente di extra time, perché c'era stato un infortunio capitato proprio qualche istante fa a Baez, si va al rinvio dal fondo con Vincenzo Fiorillo, l'arbitro dice che si può proseguire ancora, parte il tiro di Fiorillo e in questo momento il fischio finale di Abbattista di Molpetta. Torna alla vittoria il Pescara, batte il Venezia per 1-0, il gol al 41esimo della ripresa di Balzania.